Ok. Buonasera a tutte e tutti. Noi siamo qua oggi, siamo il Comitato Essenon e siamo qui perché il 7 settembre di quest'anno si terrà l'udienza preliminare del processo Rehan bis, che vede come imputati l'ex sindaco Piero Fassino, l'ex dirigente all'urbanistica Paola Virano, il presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia e Antonio Miglio, dirigente CRT. Queste persone sono colpevoli, secondo l'accusa, di aver pilotato illegalmente l'iter che ha portato all'assegnazione dell'area ex Westinghouse al fine di favorire Esselunga. Nel mese di marzo del 2022, alcune realtà del comitato Essenon hanno presentato formale richiesta di accesso agli atti prodotti dalla Procura. Il comitato Essenon è nato per contrastare il progetto sull'area ex Westinghouse e salvaguardare il verde del giardino artiglieri della montagna, che verrebbe distrutto dalla costruzione del supermercato, come diremo meglio in seguito. La nostra richiesta di accesso agli atti è stata accolta perché il giudice per l'udienza preliminare ha ritenuto che le associazioni avessero un interesse nel procedimento penale in questione. Questo passaggio ci ha consentito, nei mesi passati, di studiare i fascicoli relativi al procedimento penale, dai quali emerge, in maniera a nostro avviso inequivocabile, come i diritti di intervenire sull'area siano stati ottenuti da Esselunga in maniera illegittima. In base a quanto si evince dagli atti, inoltre, ci sono le basi concrete per partecipare, in quanto associazioni attive nel territorio coinvolto dal progetto e in quanto associazioni che hanno l'obiettivo di difendere l'ambiente, ci sono le basi per partecipare attivamente al processo, in particolare costituendoci parte civile. Però, di cosa parliamo concretamente quando citiamo il processo Rehan bis? Allora, dal nome si capisce che l'indagine Rehan bis è nata dal procedimento Rehan, che è iniziato con la questione relativa alla caparra di 5 milioni di euro versata nel 2012 da Rehan, che è una società di gestione del risparmio che vede come azionista principale la Fondazione CRT, al Comune di Torino, come caparra in seguito al contratto sull'area ex Westinghouse, contratto preliminare di aggiudicazione dei diritti di superficie. Nel 2013 l'area era stata comunque messa all'asta e la Ream, nonostante il contratto in essere stipulato prima della messa a bando dell'area, e nonostante i continui contatti con il comune che sono documentati in atti, aveva deciso di non partecipare alla gara. Quindi, non avendo Ream esercitato il suo diritto derivante dall'avvenuta stipula del contratto preliminare di superficie sull'area, la caparra andava restituita e quindi si trasformava di fatto in un debito per la città. La mancata iscrizione di questa voce di spesa nel bilancio del comune del 2017 aveva spinto l'allora capogruppo del Partito Democratico, Stefano Lorusso, a presentare un esposto. Da qui è poi partita l'istituzione del processo Rehan, che vedeva tra gli imputati la sindaca Appendino, accusata di falso in bilancio. Poi, come tutti sappiamo, il secondo grado di questo processo si è concluso da poco, portando all'assoluzione dell'ex sindaca. Però, nel corso delle indagini e delle deposizioni, la Procura, indagini e deposizioni relative al procedimento Rehan 1, la Procura ha notato che qualcosa non quadrava. Com'era possibile che un soggetto importante come la Ream avesse versato una caparra di 5 milioni dichiarandosi interessata all'area, avesse continuato per mesi, anche a ridosso della pubblicazione dell'avviso pubblico per la sua assegnazione, a confrontarsi con il comune per modificare gli estremi del suo diritto derivante al contratto e poi all'improvviso si fosse autoesclusa dall'affare non partecipando neanche all'asta? E quindi sono partite le indagini che dopo un anno hanno portato a fare luce sulla questione nel modo che andiamo ad esporre adesso. Come abbiamo detto, il 25 novembre 2013 viene pubblicato l'avviso d'asta pubblica, avente per oggetto la realizzazione di un centro congressi ed esercizi commerciali di piccole dimensioni sull'area ex Westinghouse. L'indagine ci dice però che le trattative per l'aggiudicazione dell'area sono cominciate anni prima. Infatti risulta dagli atti che l'allora sindaco Fassino, personalmente, talvolta, altre volte per tramite la dirigente comunale Paola Virano e l'attore principale di Esselunga, quindi l'ingegner Sillani, si sono incontrati privatamente numerose volte, almeno 16 negli anni precedenti, e in particolare nel 2012.
quindi prima del 2013, quando viene pubblicato l'avviso d'asta. In alcune occasioni è presente anche il patron di Esselunga, Bernardo Caprotti. Peraltro, gli incontri privati tra Fassino e Caprotti proseguono anche negli anni successivi. L'oggetto di questi incontri pare essere sempre lo stesso: la costruzione da parte di Esselunga di un supermercato nell'area ex Westinghouse. L'interesse di Esselunga viene anche formalizzato in due missive. La prima, il 15 novembre 2012, inviata direttamente a Fassino nella sua qualità di sindaco, da parte di Esselunga, nella quale Esselunga dice apertamente che è intenzionato ad espandere la propria presenza nella città di Torino e dice di voler realizzare un centro commerciale di ampie dimensioni nell'area. E poi un'altra Ream, un'altra lettera da Esselunga Ream, il 28 dicembre 2012, nella quale si parla apertamente di un centro commerciale sull'area e di una collaborazione in merito. All'inizio del 2012 Fassino dà mandato informale all'architetto Rolla, che si definisce amico fraterno dell'ex sindaco, al fine di esplorare soluzioni progettuali compatibili con la volontà imprenditoriale di Esselunga sulla zona. Rolla diventa poi l'architetto che ha firmato il progetto attuale, quindi non stiamo parlando di cose passate, stiamo parlando dell'attualità, anzi del futuro. Nel frattempo Caprotti dà mandato specifico all'ingegner Sillani, appunto, di avviare contatti preliminari con gli uffici del Comune di Torino, sempre relativamente a interlocuzioni sull'area. Anche Sillani si definisce amico di Fassino e contribuirà addirittura economicamente alla sua campagna elettorale nel 2016. A quanto pare questo Fassino è più socievole di come appare. Dagli atti risulta che tutti questi professionisti non agivano mai in forza di un contratto col Comune o chi che sia, bensì agivano con rapporti fiduciari col sindaco, con l'ex sindaco. La collaborazione tra questi soggetti crea un progetto dai parametri ben precisi, stabiliti con anni di anticipo rispetto alla messa a bando dell'area. Queste caratteristiche saranno proprio quelle a cui si atterrà il bando di gara e successivamente il progetto finale, che poi, guarda caso, sarà il progetto di Rolla. Nel medesimo periodo, precisamente a febbraio 2012, CRT manifesta il proprio interesse alla creazione di un centro congressi sull'area. Immediatamente, quindi a marzo dello stesso anno, quindi un anno e mezzo prima della pubblicazione dell'avviso di asta, il Comune di Torino dichiara la proposta di interesse pubblico e avvia l'iter amministrativo successivo. Il 21 dicembre 2012 la fondazione CRT designa Ream come la società che si occuperà delle opere sull'area ex Westinghouse. Qui le tempistiche diventano davvero importanti. Infatti appena una settimana dopo, il 28 dicembre, viene stipulato tra il Comune di Torino e Ream il contratto preliminare di cessione dei diritti di superficie sull'area per 25.000 metri quadrati, attenzione ai numeri, avente come corrispettivo 10 milioni di euro, di cui 5 versati all'atto della sottoscrizione, quegli stessi 5 che poi creeranno problemi all'Appendino successivamente. Proprio nello stesso giorno Esselunga aveva mandato a Ream quella lettera di cui abbiamo parlato prima, con la quale si rimarca il proprio interesse sull'area e propone di stipulare un accordo per la realizzazione del centro commerciale. E qui la velocità di tutta l'operazione è veramente sorprendente, e questo è dovuto evidentemente, come noto peraltro, al fatto che il Comune aveva bisogno urgente di liquidità in vista della chiusura di bilancio del 2012. Questo tra l'altro è stato anche affermato nel famoso procedimento penale contro l'Appendino Ream 1. Peraltro l'operazione è pure priva di senso dal punto di vista della Ream, e di questo la Procura se ne accorge, nel senso che da una parte non sembra esserci nessun piano finanziario dietro e infatti Ream si sfila immediatamente dalla gara di aggiudicazione. Inoltre non si capisce perché anticipare la stipula di un contratto con un soggetto privato dal momento che poi ci sarebbe stata un'asta pubblica. Questi interrogativi sono stati risolti dalla Procura di Torino, che ha sostenuto che detta caparra, quindi 5 milioni, altro non era che un finanziamento occulto per aiutare il Comune di Torino a coprire il buco di bilancio. Ed infatti gli stessi dirigenti di CRT hanno affermato che il contratto era stato fortemente sollecitato dal sindaco Fassino. L'operazione, che di per sé ha poco senso, in realtà assume senso se la si vede in una cornice più ampia, per esempio quella di avvantaggiare Esselunga nell'aggiudicazione dell'area. La volontà di fare gli interessi del colosso milanese è testimoniata anche da un memorandum, che è presente negli atti, del novembre 2012,
che era stato richiesto da Rolla a un importante studio legale torinese e prospetta un piano finanziario nel quale vengono delineati i passaggi strategici per l'acquisizione dell'area da parte di Esselunga, in particolare la costituzione di un fondo gestito da una società a partecipazione pubblica che una volta acquisito il diritto di superficie avrebbe dovuto rivenderlo ad Esselunga per la realizzazione del centro commerciale. È proprio per questo che il ruolo di CRT e di REAM era fondamentale. Due mesi dopo, quindi siamo nel 2013, la Giunta Comunale delibera la pubblicazione di un avviso pubblico per presentare le proposte progettuali sull'area per una superficie più ampia rispetto al contratto preliminare, una superficie di 34.000 metri quadrati, prima si era sui 25. Dopo appena due giorni da questa delibera, la dirigente Virano, Sillani e Rolla, che si sono incontrati assiduamente nell'anno precedente, si dicono che a questo punto sarebbe opportuno limitare gli incontri. La manifestazione di interesse iniziale di REAM abbiamo detto che era su una superficie di 25.000 metri quadrati, che poi è la metratura oggetto del contratto preliminare. Però il progetto elaborato da Rolla nel 2013 per Esselunga riguardava un'area, sempre l'area ex Westinghouse, però la superficie era maggiore, nel senso che era di 40.000 metri quadri. E risulta dagli atti che abbiamo letto che è stato proprio il comune, nella persona della dottoressa Virano, a richiedere alla REAM di avanzare al comune una proposta di ampliamento della superficie lorda. E attenzione al fatto che l'aumento di superficie, quindi ripetiamo, da 25.000 originari ai poi finali 40.000, era perfettamente in linea con quanto affermato da Esselunga nella sua manifestazione di interesse del 2012, inviata proprio a Cassino. Tecnici. A seguito di queste pressioni, quindi, il 23 maggio del 2013, la REAM richiede formalmente al Comune di aumentare i diritti edificatori a 40.000 metri quadri. E nonostante ciò, poco più di una settimana dopo, che è la data ultima per manifestare l'interesse a partecipare al bando, REAM non si presenta. E questo, come detto prima, anche ad ulteriore conferma del ruolo sospetto che ha svolto REAM nella vicenda. Provengono invece le proposte di Anteco e Maiora e Novacop. Anteco e Maiora è una società figlia di Anteco S.p.A. individuata dagli ingegner Sillani, in quanto era necessario, secondo l'iter stabilito dal famoso memorandum di cui abbiamo parlato, che al bando partecipasse una terza società. Questo perché, secondo le dichiarazioni dello stesso Sillani, Esselunga non avrebbe potuto partecipare direttamente al bando, perché ricordiamoci che il bando ha sempre solo parlato di centro congressi e Esselunga non costruisce centri congressi, costruisce soltanto centri commerciali, non fa proprio parte del suo core business, come dice Sillani agli inquirenti. Infatti tra Esselunga e Anteco e Maiora viene stipulato un contratto relativo alla cessione del diritto di superficie, condizionato però all'aggiudicazione del bando di gara. Nel momento precedente alla presentazione delle proposte progettuali sono stati registrati dalla Procura contatti mai intercorsi prima tra REAM ed Anteco, cioè la pedina prima e dopo di Esselunga per l'aggiudicazione dell'area. Apparentemente sono due aziende che non hanno alcun legame, salvo essersi fatte in momenti diversi portatrici di interessi per Esselunga. Dopo le proposte era necessario procedere alla conferenza dei servizi, dato che è obbligatorio procedere a una variante dell'accordo di programma, perché erano previsti soltanto diritti edificatori per 25.000 e invece adesso si vuole già parlare di 34.000. La conferenza si svolge in pochissimo tempo, 20 giorni, per meno di 10 sedute, e questa celerità ancora una volta appare sia dovuta all'imminente conclusione del bilancio annuale del 2013 e all'impossibilità di aprire le buste del bando prima della conclusione della conferenza. Ai partecipanti vengono fornite informazioni vaghe e incomplete riguardo alle opere che sorgeranno sull'area. In particolare il Comune, sempre nella persona della dottoressa Virano, non fa nessun cenno alla circostanza che sulla zona verrà costruito un supermercato, nonostante sia chiaro oggi che lei fosse a conoscenza allora della volontà di Esselunga. La mancanza di questa fondamentale informazione porta a far sì che la conferenza dei servizi decida di non assoggettare il pianto alla valutazione ambientale strategica. Ciò è sicuramente lesivo del bene ambiente, in quanto viene svenduto un'area di importanza ambientale senza le necessarie analisi e cautele. Inoltre, proprio la mancata assoggettabilità alla VAS
è alla base la decisione di Novacop di non partecipare alla gara. Infatti, senza VAS, Novacop non può realizzare il centro commerciale, Novacop o chi che sia, che avrebbe voluto, ma essendo consentita senza la VAS, solo la possibilità di fare i piccoli negozi di prossimità di massimo 250 metri quadrati. Invece, Antequa Maiora, che forse sa qualcosa in più di Novacop, decide di presentare un'offerta, tra l'altro di 3 milioni superiore al prezzo base d'asta, inspiegabilmente, e si aggiudica la zona. L'aumento della superficie del progetto non è funzionale al centro congressi, allora che era quello per cui c'era un interesse pubblico sulla zona, ma esclusivamente è un aumento della superficie per attività commerciali. In questo modo si sono assecondate le richieste del privato, che sebbene non fosse nemmeno legittimato a partecipare all'accordo di programma e alla conferenza di servizi, nel caso di specie ha proprio determinato i contenuti dell'accordo. Subito dopo Novacop fa ricorso al TAR, che lo respinge a fine 2017. Di seguito Novacop fa ricorso al Consiglio di Stato e ad oggi questo ricorso è ancora pendente. Intanto il 28 dicembre 2016 viene firmato il contratto di costituzione del diritto di superficie sull'area da parte di Antequa Maiora e il Comune, che corrisponde a Antequa subito solo 8 milioni. Poi negli anni successivi vengono, nonostante il Comune più volte cerchi di andare incontro ad Antequa, questa si rende inadempiente. Il Comune, nel frattempo è stata eletta l'Appendino come sindaca della città, decide a un certo punto di decidere di procedere per l'azione risolutiva del contratto. A questo punto la vicenda si conclude nel modo in cui era stato previsto sin dall'inizio. Esselunga, appena saputa la notizia dell'azione risolutiva, con la sua controllata Torino 2018 SRL acquista la totalità delle quote di Antequa Maiora e subentra così nel contratto relativo ai diritti di superficie dell'area ex Westinghouse. È chiaro da tutte le carte che abbiamo letto e su cui abbiamo a lungo ragionato che Esselunga è stata favorita e supportata dal Comune nell'aggiudicazione di quest'area, con modalità che non rispettano le procedure legali previste per la vendita di un'area pubblica. Si evince che questa vendita sia un favore concesso da Fassino all'allora patrono di Esselunga, Bernardo Caprotti. Dalle carte e dalle intercettazioni emergono alcuni particolari che fanno riflettere in questa direzione. Nel 2012, 2013 e 2014 Esselunga sponsorizza la Turin Marathon per 50.000 euro. Nel 2014 è direttamente Fassino a richiedere a Caprotti la somma via mail. In calce al documento, la richiesta da parte di Fassino a Caprotti, la cui fotocopia è acquisita agli atti, si vede una notazione, verosimilmente apposta da Caprotti, che recita SIC Est, proprio a rappresentare come tale finanziamento appaia come un atto dovuto per la collaborazione con il Comune. Nel 2016 Antequa ha finanziato la campagna elettorale di Fassino con una somma significativa, somma che verrà poi restituita. Dalle intercettazioni all'interno del procedimento avvenute tra i protagonisti dell'intera vicenda, peraltro alcune già note, alcune intercettazioni sono già note, si fanno espliciti riferimenti al fatto che ci fossero inciuci tra il Comune ed Esselunga, virgolettato, e anche che la vendita dell'area sia frutto di corruzione. L'aggiudicazione dell'area da parte di Esselunga avrà rilevanti conseguenze sul piano ambientale e per questo anche le associazioni Pro Natura ed Italia Nostra intendono costituirsi parti civili nel procedimento penale. Innanzitutto ricordiamo che il supermercato di Esselunga sorgerà sul giardino Artiglieri della Montagna, che è il parco dietro alla fermata degli autobus, che verrà quindi completamente distrutto. Questo parco però ha un'importanza fondamentale per questi motivi. In primo luogo è l'unico giardino in piena terra esistente nella circoscrizione 3. Il verde in piena terra, a differenza del verde in soletta, che è quello ad esempio che c'è nel giardino Grosa, che è il giardino adiacente al grattacielo San Paolo, quindi è uno strato di verde che copre i parcheggi sottostanti ad esempio, ha il vantaggio, il verde in piena terra, di svolgere gratuitamente molte funzioni fondamentali, assorbe più carbonio di quanto facciano le foreste ed in termini di stoccaggio secondo solo al mare. Inoltre regola la temperatura, per esempio nel torinese le differenze di temperatura tra le aree verdi e le aree non verdi arrivano ad essere di 6 gradi. Il suolo però è una risorsa fragile, finita e non rinnovabile. Occorrono in media 500 anni per formare 2,5 centimetri di suolo che svolge le descritte funzioni.
Inoltre sul giardino sorgono più di 100 alberi decennali che verrebbero spiantati. È importante ovviamente ricordarsi le fondamentali funzioni svolte dagli alberi, sempre in termini di assorbimento di CO2, polveri sottili e regolamento della temperatura. E anche se venissero ripiantati nuovi alberi, questi non potrebbero mai sostituire validamente un ecosistema formatosi nell'arco di decenni. Infine, e questo è molto importante, la circoscrizione 3, dove sorgerà il supermercato, è la zona di Torino con meno verde per abitante pro capite di tutto il comune di Torino. Infine, il giardino di Artiglieri della Montagna rappresenta il primo caso di verde pubblico venduto ad un privato, quindi venduto, non affidato in concessione, in tutta Italia. Considerando questi tre punti e considerando anche e soprattutto l'epoca storica in cui viviamo, in cui i cambiamenti climatici stanno cominciando a manifestarsi in tutta la loro crudezza, noi ci siamo chiesti: non è il caso di preservare ogni area verde che possa essere alleata fondamentale nella lotta al cambiamento climatico? Non è il caso di amministrare le città in generale e la nostra città in particolare, non seguendo le logiche del profitto, ma tentando di arginare i danni del clima impazzito, proteggendoci con le risorse naturali che ci sono rimaste, invece di aggredire anche quelle? La nostra città in particolare è tra quelle più inquinate d'Italia e d'Europa, e questo dato è noto, e non vogliamo vederla ridotta ad una colata di cemento, anche se impreziosito da un tappetino di terra e erba. Il tempo di vendere le aree verdi alla società milionaria per costruire supermercati deve considerarsi finito. Non vogliamo nasconderlo, saremo in piazza a manifestare il nostro dissenso, anche se la gara pubblica fosse andata diversamente, senza nemmeno il dubbio di violazioni di norme penali. Questo perché riteniamo questo l'ennesimo progetto di speculazione edilizia, che non offre maggiori servizi ai cittadini, ma permette di avvantaggiare solo chi investe il capitale iniziale e danneggia addirittura la cosa di tutti, ovvero l'ambiente. La vicenda che abbiamo illustrato è ancora più chiara in questo senso, offre degli elementi sintomatici di quanto il pubblico si pieghi al privato nell'immediato, senza alcuna lungimiranza sul futuro e nemmeno capacità di comprendere l'attuale, visto che siamo in una crisi climatica mai affrontata prima. Facciamo un attimo il punto. Abbiamo un'area verde che è stata venduta per la prima volta in Italia solo per soddisfare interessi privati, per coprire un buco di bilancio causato dalle Olimpiadi probabilmente o dalle altre grandi manifestazioni che è necessario colmare per un bisogno elettorale. Abbiamo un ricorso pendente davanti al Consiglio di Stato per chiedere l'annullamento del bando pubblico. Abbiamo la Procura della Repubblica di Torino che ha svolto delle indagini su questi accordi e ritiene questi accordi fraudolenti, tanto al punto da esercitare l'azione penale. Certo, il principio di non colpevolezza è sacrosanto e non lo vogliamo qui violare, però almeno il dubbio che queste attività siano state svolte in violazione delle norme penali deve sorgere. Abbiamo appreso dai giornali che gli accordi tra Esselunga e il Comune stanno procedendo, e questo senza il minimo scrupolo, e quindi come comitato Essenon e come ogni cittadina e cittadino che vorrà partecipare ci opporremo strenuamente alla costruzione. Lo faremo sul campo ma anche nel procedimento penale. Infatti è intenzione di alcune di queste associazioni di costituirsi parte civile nel procedimento, ma chiediamo qui oggi che le istituzioni antepongano l'interesse pubblico al privato ora che siamo ancora in tempo, che il sindaco Lo Russo e la giunta comunale sospendano il dialogo con Esselunga fino alla conclusione delle vicende processuali, che il consiglio comunale istituisca una commissione di indagine e di inchiesta in merito alla vicenda. Con le istituzioni pubbliche siamo disposti a parlare sin da ora in questa piazza e anche in futuro, e chiediamo pertanto di scendere e raccontarci il loro punto di vista sulla vicenda e il motivo di questa costanza di interlocuzioni con Esselunga. Chiediamo inoltre alla cittadinanza che ascolti quanto stiamo raccontando e si interroghi e si interessi alla vicenda. Chiediamo infine a Fassino di rinunciare all'esercizio del suo diritto alla prescrizione nel procedimento penale, in quanto è necessario far luce sulla vicenda e dimostrare processualmente la propria innocenza che ha sempre sostenuto. E con questo abbiamo concluso. Grazie a tutti per l'ascolto.